Radio.tv, Riccardo Cristiano, siamo nuovamente insieme per un'altra puntata di Chi ci capisce a noi due bravo. Io sono appunto Riccardo Cristiano, insieme a me c'è Antonio Saffioti che saluto e saluto ovviamente gli amici web ascoltatori. Ciao a tutti! Allora, questa volta voglio iniziare con una frase particolare, anzi un proverbio che ho trovato su internet e che ci riporta sia un po' ai nostri discorsi che facciamo sempre, ma soprattutto apre quella che è la puntata di questa sera. Questo è un proverbio cinese e dice così: quando gli occhi sono aperti, il risultato è la vista. Quando la mente è aperta, il risultato è la sapienza. Quando è aperto lo spirito, il risultato è l'amore. Quindi io do il benvenuto ad Antonio in trasmissione e lo invito a raccontarci di quello, insomma, di cui vorrà parlare oggi. Cosa parliamo oggi, Antonio? Allora, io voglio parlare di una storia d'amore tra due ragazzi. Lui si chiama Sean, lei si chiama Anna, con l'H finale. Quindi non sono italiani. Lui ha 26 anni e lei 25, e si sono conosciuti tramite i social, come avviene di solito adesso. Lei studiava in una città diversa dalla sua e lui a lui l'ha notato in una trasmissione televisiva, al che lei ha preso coraggio e ha scritto un messaggio a lui sui social facendogli i complimenti per la bella persona che fatto sta che a seguito di questo messaggio hanno iniziato a chattare per un po' di tempo e poi si sono dati appuntamenti in una città che fosse vicina a tutti e due e hanno trascorso giorni insieme. E quel giorno hanno deciso che sarebbero andate a convivere nella città in cui lei frequenta l'università. Questi due ragazzi hanno aperto un canale YouTube e ogni giorno fanno vedere la loro vita quotidiana, quindi la faccenda domestica, i momenti di svago. La cosa, qual è la notizia? Che lui, Sean, ha l'asma, che è una malattia degenerativa, un po' meno grave della mia. Io, se ci avete fatto caso, non l'ho detto all'inizio, che lui era... che lui è disabile, perché se per la stampa la maggioranza delle persone la notizia sta nella disabilità di lui, per me la notizia sta nel fatto che due ragazzi si amano, e quello è il senso della notizia. In più, la cosa bella è che questi due ragazzi fanno pure molto sesso come loro, i loro coetanei. Quindi, poi ti direi di inserire qualche foto di tutti e due, oppure se trovo qualche spezzone. Sono già passate in sovraimpressione mentre stavamo parlando, quindi diciamo mentre tu parlavi stavano già passando in sovraimpressione. Quindi comunque fanno sesso tranquillamente, sono persone che si amano e non c'è nulla di diverso. Quindi come ci sono
coppie miste. Ci possono essere pure le coppie, ma normodotate persone con disabilità. Poi ci sono pure le persone che hanno ambedue una disabilità, che si amano, ne conosco molti nella mia zona, che sono felicemente sposati da molti anni, però c'è da dire che ci sono ancora molti tabù su questo argomento, e non sempre noi persone con disabilità troviamo delle persone che sono disposte a conoscerci, anche solo a diventare nostre amiche. Poi il fidanzamento stesso, sono un altro discorso, però si fa fatica anche solo ad essere amici di altre persone, figurati, con persone dell'altro sesso. Io stesso in passato ho avuto delle bruttissime esperienze in tema di affettività. Però negli ultimi anni, nella mia vita, per fortuna, il vento è cambiato, sono riuscito ad avere molti amici, soprattutto molte amiche, come tu pensi. Ah, sì, eh. Quindi, per fortuna, dal punto di vista affettivo, ho superato tutti i problemi che avevo trovato, incontrato in passato. Però ora vorrei smettere di parlare di disabilità e vorrei parlare di un artista calabrese molto importante. Sto parlando di Mia Martini, che a mio avviso è stata una delle migliori voci italiane, insieme a Mina, alla Manona, a poche altre. Lei poi aveva la fortuna di essere, o la sfortuna di essere, calabrese come noi, però questo non ha condizionato la sua carriera, che è partita benissimo con enormi successi, ma è finita molto male, perché anche lei ha subito delle forti discriminazioni. Lei non aveva una disabilità, non aveva orientamenti sessuali differenti, non era di colore, era sì una donna, però c'è da dire che era una bella donna, con una bellissima, meravigliosa voce. Però nonostante ciò, ha subito una delle discriminazione più brutta, perché è stato fatto passare l'idea che lei portasse sfiga, quindi tutto il mondo dello spettacolo, che prima era con lei, rivoltato contro di lei. Ora, se guardiamo qualsiasi trasmissione, anche persone che non la invitavano a lavoro, programmi, ma la difendono in dialogo. Ah, figurati. Però è morta nella completa solitudine. La cosa bella adesso qual è? Che dopo oltre 20 anni dalla sua morte, la Rai ha prodotto un film su di lei,
da ieri per i prossimi 2 giorni sarà al cinema, ma che poi sarà trasmesso tra un mese su Rai 1. Il film si intitola Io sono mia. Il titolo dice già tutto. Mia sarà interpretata dall'attrice e cantante Serena Rossi, che già nel programma tale quale aveva interpretato Mia Martini in modo molto naturale e molto realistico, quindi penso che sia stata scelta proprio per la sua interpretazione in quel programma. Quindi non vediamo l'ora di vedere questo film della nostra cantante calabrese più famosa è importante, quindi invito tutti voi quando sarà trasmesso dalla Rai di seguire questa fiction che penso avrà molto successo, perché tutti noi italiani aspettavamo che venisse ricordata con un film questa grande artista calabrese, italiana e internazionale. Poi, sugli aspetti che l'hanno portata all'isolamento e alla morte, non mi va di dire altro, perché le persone che l'hanno isolata si commentano da sole. Però per fortuna lei ce l'ha, cioè, la sua voce e le sue memorabili canzoni, che chi l'ha isolata non credo possa fare, perché non lascerà niente al futuro dell'Italia, mentre invece lei ci ha lasciato molto della sua arte, per fortuna. E con questo avrei concluso su questo argomento. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Guarda, Antonio, io veramente volevo semplicemente avere un ricordo su Mia Martini, perché Mia Martini, ricordo sempre qualche anno fa, gli amici, diciamo, le persone intime erano la sorella, la famosa Loredana Bertè, e il cantante Renato Zero, che erano gli unici che, diciamo, le stavano vicino. E una volta Renato Zero appunto disse questo, disse che per lei era diventato, diciamo, impossibile essere presente o nella vita, diciamo, pubblica, proprio perché veniva considerata una iettatrice, una portatrice di gel. Un po' come è avvenuto per Marco Masini, perché penso che anche Marco Masini ha passato lo stesso identico periodo, perché si diceva che pure Marco Masini portasse gel. Fortunatamente adesso, con il passare degli anni, queste stupide superstizioni sono andate avanti, quindi ora la personalità di Mia Martini è riabilitata, come capita per molte persone. Io penso che sia sempre una questione di cultura, di censura e dei tempi che fortunatamente cambiano. Perché Mia Martini, come hai detto tu, non era disabile, non era lesbica, non era una persona di colore, era semplicemente una donna molto brava a cantare, che però per il contesto storico nel quale viveva, forse anche perché donna, e quindi magari non si conformava alle condizioni del luogo e del tempo, perché la donna doveva essere per forza associata a un uomo per essere considerata rispettabile. Lei era invece una persona, uno spirito libero, e forse questo l'ha marchiata come
iettatrice, come portatrice di sfiga, come hai detto tu. Però fortunatamente al giorno d'oggi le cose sono cambiate e le canzoni di Nina Martini sono addirittura diventate non soltanto pezzi popolarissimi in Italia e all'estero, ma addirittura cover rifatte da artisti giovani che non fanno parte, magari non sono nemmeno nate nel periodo di Mia Martini, ed è molto bello. Senti Antonio, se tu non vuoi aprire un altro argomento, visto che comunque abbiamo tempo, io poi concluderò con una poesia particolare. Non mi dici di chi è? No, non te lo dico. Non è una persona famosa, e questa è la cosa bella. Io parlo sempre di discriminazione verso persone cosiddette normali. Vai. Allora, io ho seguito in queste ultime settimane, dato che purtroppo non li avevo mai visti, sto vedendo tutti i film di Pasolini. C'è da dire che anche in quel caso lui durante la sua vita subì una censura assurda. C'è da dire che molti dei suoi film avevano delle scene abbastanza forti, penso a Salò, Canterbury, Teorema. Sì. Allora, quei film che questi che ho elencato avevano effettivamente delle scene molto forti per l'epoca, ma con mio stupore ho scoperto, mentre i film che con scene meno forte, più innocui, anche quelli hanno subito una dura censura. Per esempio, ho scoperto che molte scene di Mamma Roma sono state censurate, pure il film Uccellacci con Totò e Ninetto D'Avoli, anche lì alcune scene che oggi non fanno rossire nemmeno i bambini, furono censurati. Per non parlare del film, dello spezzone di film, La ricotta, no? In cui proprio c'è stata una censura assurda, e quel film rischia di non essere distribuito. Fu distribuito perché all'epoca venne fatto un'amnistia, quindi per fortuna si è potuto vedere. La cosa che fa più rabbia nella storia di Pasolini è che in vita ha subito le peggiori discriminazioni, poi invece dopo che è morto, beh, tutti l'hanno scoperto, tutti hanno iniziato a parlarne bene, come effettivamente era il più grande poeta e regista del Novecento, no? Poi si scoprono dopo. Per non parlare di quello che ha subito un uomo meno, tra parentesi, scandaloso di Pasolini, come era Tesla, no? Il grande inventore, no? Lui ha fatto la corrente, ha inventato la corrente alternata, che ancora dopo 100 anni noi utilizziamo. Quando guardiamo la televisione o usiamo il computer, dovremmo pensare a lui, che per tutta la vita venne
definito uno scienziato pazzo. Perché? Perché voleva fare alcune invenzioni che all'epoca non convenivano a nessuno, che non convenebbero nemmeno adesso. C'è da dire che lui, come Mia Martini, morì in solitudine. Nel frattempo, con questa solitudine, pazzo ci entrò veramente, perché vide che venne isolato da una società che non voleva le sue innovazioni, le sue invenzioni. E quindi poi è morto in completa solitudine, però pure lui, dopo che è morto, al funerale ci fu una marea di gente. Adesso è considerato da tutti uno dei più grandi scienziati, dopo Leonardo da Vinci, che non è povero, direi. Quindi è stato scoperto pure dopo, come dicevi tu, queste persone purtroppo per la loro epoca, per la loro società, sono in vita scomode, sono più comode da morte, perché non possono rispondere a quello che viene detto a favore o contro di loro. Poi ci sono altri esempi, come il grande Rino Gaetano, come non parlare pure di gente come John Lennon, Jim Morrison. Posso ricordarne uno molto importante, di cui si parla poco, o almeno ne parla, Alan Turing, che lui era stato famoso scienziato che venne isolato per la sua omosessualità, che poi molto probabilmente si suicidò con una mela avvelenata, e da lì quel commerciante di Jobs fece il suo marchio della Apple. Esatto. Lui era una persona molto importante. Nei prossimi giorni mi sa che vedrò il film che è uscito due o tre anni fa. Sì. Anche una persona molto bello. E poi, scusa, ti interrompo, ce n'è un altro ancora più vecchio, che però è Oscar Wilde. Oscar Wilde lo misero in galera, gli fecero un processo per plagio all'epoca, sì, perché all'epoca è solo postumo, dopo la morte uscì, vabbè, il De Profundis, che era, oppure Le ballate del carcere di Reading, che era un'altra composizione, e fu rivalutato addirittura dalla regina madre, che sì, poi lo riabilitò appunto dopo la morte. Ma ne abbiamo la storia, la censura è sempre esistita. Oscar Wilde subì lo stesso trattamento di Pasolini, solo che quello di Oscar Wilde era 200 anni fa, quello di Pasolini appena 40 anni fa. Ma l'essere umano è sempre lo stesso, eh? È l'essere umano che compie sempre queste atrocità nei confronti del suo fratello, del suo simile. Dico che queste persone possono essere state isolate, censurate, boicottate, però mentre invece i loro critici emociono ben poco, penso ai giudici che hanno sempre bloccato Pasolini, al mondo dello spettacolo, che a volte isola i suoi idoli. Sì. È così, purtroppo. Speriamo noi di lasciare pure qualcosa in futuro. Penso che queste
nostre trasmissioni. Noi le lasciamo. Se non facciamo come vedi Gaga, che cazzo. No, ma no, guarda, io sono sicuro che quello che noi stiamo facendo, se è magari per qualcuno, forse può non significare nulla, però nella nostra intenzione è quella di dare il nostro contributo. Noi non abbiamo la pretesa di dire che sappiamo tutto, noi raccontiamo la nostra visione del mondo in maniera gratuita, in maniera libera. Tu dal tuo punto di vista, io dal mio, e anzi siamo, io lo dicevo prima, ma lo dico anche adesso, noi siamo aperti anche al confronto, cioè se qualcuno volesse venire in trasmissione a dire che quello che diciamo è una cazzata, oppure a contraddire, oppure a dare il suo contributo, ben venga, siamo aperti a preti, siamo aperti a donne, uomini, siamo aperti a politici, cioè sì. Destra, sinistra, guarda, tu sei di sinistra, dichiarato proprio in tutti i sensi qua, ma io aprirei anche a Casa Pound. Se venisse qua a Casa Pound e mi dicesse guarda, voglio partecipare in trasmissione con te Antonio, io sono favorevole, ben venga, perché Liberi TV significa libertà, significa che dobbiamo parlare, dobbiamo colloquiare, quindi perché no. Senti Antonio, allora guarda, io da quando ti conosco vado alla ricerca di tante cose su internet. Io in questo periodo ho avuto la fortuna di incontrare molte, molte persone che mi stanno dando degli spunti di riflessione. Adesso cercando sulla rete mi sono imbattuto in un sito che ora da cui ho tratto una poesia, e io vorrei concludere la nostra trasmissione odierna leggendo questa poesia di una persona, e dice così. La poesia si chiama Ti porterei nel mio mondo. Sì. Ti porterei nel mio mondo, dove il bene è una sfumatura del male, dove vi è una guerra perenne tra demoni e angeli, dove la luce dell'insicurezza illumina i paesaggi, dove la luce delle stelle illumina le notti. Questo mondo è dentro me. Ti porterei con me per farti vedere che anche nel mio mondo crescono i fiori, per farti sentire i pianti dei bambini che nascono anche qui, per mostrarti che anche un angelo ed un demone possono amarsi, per mostrarti quel che c'è dentro me, solo dentro me. Ti porterei con me per farti sentire il freddo di questo mondo, per farti vedere le distese di ghiaccio di qui, per farti vedere che in queste lande ghiacciate una fiaccola c'è, una piccola luce di speranza c'è. Il tepore di questo piccolo fuoco ti farei assaporare, il tepore che è dentro me, solo dentro me. Non potrò mai spegnerlo, perché dentro me, solo dentro me. E questa è una poesia di un ragazzo che si chiamava Vincenzo, che era affetto da distrofia muscolare, che amava vivere e scrivere poesie, e non era solo. Era un ragazzo eccezionale, quasi laureato in ingegneria aerospaziale e con mille interessi. I suoi genitori hanno chiesto ad Omar di pubblicare questa poesia, e questa poesia è reperibile sul sito Ability Channel per una disabilità positiva, e ci sono una serie di poesie sulla disabilità che io vi invito a leggere, proprio perché quello che noi lasciamo è anche una testimonianza della presenza che facciamo nel mondo, e non c'è assolutamente differenza tra quella che è la vita di una persona cosiddetta normodotata è la vita di una persona disabile. Nell'amore e nella poesia siamo tutti uguali. Grazie a tutti, grazie ad Antonio. Ciao a tutti.